Buongiorno. Buonasera a tutti. Oggi è il 28 di aprile, 28 d'aprile, quindi noi andiamo avanti con le nostre piccole interviste e oggi vi presento una new entry, come si dice. Intanto volevo anche ricordarvi che oltre a questa sera ci sarà la Elena Gobato che presenterà l'importanza e la conoscenza degli oli essenziali. Questo lo faremo ovviamente a Campo San Martino, in via Breda, numero 2, alle ore 20:45. Poi il 5 di maggio avremo l'avvocato Cararo Francesco, oltre ad essere avvocato è anche uno scrittore, e presenteremo, anzi sarà lui a presentare il suo ultimo libro, Le nostre prigioni, che è un diario il diario della galera che abbiamo passato in questi 3 anni, grazie, o purtroppo, al Covid. Vedete voi come metterla giù. E sentiremo perché praticamente questo diario lui è stato bravissimo, giorno per giorno quasi, ha raccontato la storia di questi 2 anni e mezzo, insomma 3 all'incirca, e quindi per non dimenticare, perché visto che il popolo italiano è un po' dimentichino, e quindi se uno acquista questo libro, magari ogni tanto va a vedere quello che è successo qualche anno fa. E poi avremo il 12, avremo il dottor Angilè, Giovanni Angilè, che tratterà la terapia del dolore, quindi parlerà di neuroterapia, una cosa abbastanza nuova in Italia, però è già una ottantina d'anni si sa di questa pratica, che sarà appunto il dottor Angire stesso a parlarne. Poi il 19 ci sarà la psicologa Luisa Benedetti, che parlerà in modo profondo che effetti che ha avuto, diciamo così, gli effetti collaterali del Covid, delle prigioni, delle, come si dice, lockdown, in inglese chiusura totale, non mi piace parlare inglese, dico in italiano, chiusura totale in casa, eccetera, nei nostri bambini dai 0 fino ai 16-17 anni, insomma, tutta quell'età lì che età primaria fino all'adolescenza. E il 26 avremo il dottor Bruno Breda, che è qua insieme con noi. Buonasera, caro dottore, come stai intanto? Benissimo, grazie, grazie Ecco. Giorgio per l'invito e saluto tutti i radioascoltatori. Bene. Allora, ascolta, intanto ti presento un attimo, spero di dirlo giusto. Tu adesso sei un bravissimo pensionato, perché hai già dato al tempo che fu. Tu eri direttore generale della chirurgia della mano all'ospedale di Campo San Piero, ho detto bene? Sì, il direttore responsabile, sì. Direttore responsabile, ho quasi detto bene, mi dai un 8 allora, sì? Anche sì, Ho detto che il 26 terrai una conferenza appunto sempre a Campo San Martino in via Breda. Via Breda è anche il tuo cognome, via Breda numero 2, e parlerai della nostra salute, intitolando questa conferenza La salute è mia. Che cosa significa? Ce lo spiegherai te, ovviamente, ma intanto io volevo farti una domanda così. Cosa significa, visto che hai svolto questo lavoro, il direttore responsabile della chirurgia della mano
all'ospedale di Campo San Piero, così entriamo subito nei tuoi, nella tua professionalità, insomma. Ma cosa significa? Significa che mi occupavo di tutte le patologie della mano e fin da quando me ne occupavo ero molto interessato a come il nostro corpo reagisce per curarci da solo. E mi sono sempre chiesto, ma devo veramente operare tutto quello che vedo? Tutte le dita a scatto, tutti i tunnel carpale? Perché vengono? Ho cominciato ad appassionarmi alla fisiologia, cioè a come il nostro corpo si comporta, come ci cura, perché è una macchina perfetta. E quando sono andato in pensione e ho smesso anche per altri 3 anni, ho lavorato ancora e poi ho avuto occasione di ritirarmi, mi sono dedicato completamente a questa branca, quindi alla fisiologia, a cercare di capire cosa fa il nostro corpo, da cui deriva il titolo di questa nostra conferenza, che sarà, cioè il corpo, la salute è mia, perché dipende prima di tutto da come funziona il mio corpo. E è molto interessante perché noi possiamo farlo funzionare bene. Cosa vuol dire funzionare bene? Vuol dire che lui segue delle regole naturali che se noi conosciamo certamente ci aiutano a guarire prima, meglio e forse anche senza bisogno di tante altre cose. Cosa vuol dire praticamente però, diciamo così, conoscere il nostro corpo? Perché noi stessi siamo abituati, no? Di delegare il professionista, in questo caso il medico, e dire: dottore, ho male al cuore, dottore, ho male ai polmoni, dottore, ho male alla pancia, dottore, ho male un rene, dottore, ho male al fegato, dottore di qui, dottore di là. Il dottore ovviamente guarda, ti tasta, come si dice, sente che il fegato è un po' ingrossato, il cuore fa qualche scherzo, eccetera, eccetera. Però noi, come sempre, deleghiamo a questo personaggio, a questa professionalità, che, come hai detto te, mi pare che dovremmo essere noi stessi a essere in primis a capire cos'è il nostro corpo. Eventualmente dopo andiamo anche dal medico. Sì, io credo che il regalo più grande che può fare un medico ai suoi pazienti sia quello di insegnare loro ad avere fiducia nel proprio corpo e a sapere interpretare il proprio corpo. Tu giustamente hai parlato di dolore, hai parlato del cuore che batte strano, del fegato gonfio. Ecco perché capitano queste cose. Sono cose che nuociono al nostro corpo o il nostro corpo reagisce in questo modo per proteggerci da qualche cosa? Il nostro corpo non sbaglia mai e se noi lo facciamo funzionare bene, il medico è molto aiutato e semplifica molto il suo intervento e spesso diventa, non dico superfluo, ma insomma non necessario, non strettamente necessario. Hai parlato del dolore. Allora, noi siamo convinti che il dolore sia una cosa negativa e invece io spiegherò che il dolore è un automatismo del nostro corpo che si mette in moto per pulire il nostro corpo. È acqua che si muove. E allora spiego un attimo come siamo fatti. Noi siamo fatti di cellule dove si svolge la vita e di un mare dove queste cellule vivono, che chiamiamo connettivo o matrice, dove c'è il trasporto di tutto quello che deve entrare e uscire da queste cellule e dove passa anche il sangue. Ora, il sangue lascia uscire i nutrienti, l'ossigeno che devono entrare nelle cellule e chiedo scusa se semplifico molto la visuale, lo faccio per farlo capire a tutti. Se questo spazio, questo mare è sporco, diciamo che questo galleggiamento, facciamo finta che sia, diventa più difficile, quindi rende necessario pulire questo mare. Per pulire questo mare noi dobbiamo usare acqua. Allora,
andiamo a vedere dov'è la nostra acqua. Non è che abbiamo una saccoccia che la tiene. Tutta l'acqua che noi abbiamo è distribuita o dentro alle cellule per il 60% o fuori dalle cellule per il 40%. Quando questo fuori è sporco, chiediamo acqua alle cellule e gonfiamo il mare. E qui avviene quella che noi chiamiamo la infiammazione. Sì. Cioè, noi abbiamo un gonfiore, che in latino viene chiamato tumor, abbiamo un dolore, abbiamo un rossore, un calore e una difficoltà alla funzione, quindi ci sentiamo gonfi. Le mani, visto che io curavo quelle, fanno fatica a chiudersi, a prendere o ad avere forza. Cosa sta avvenendo? Stiamo pulendo quel sistema. Chi lo fa? Un sistema automatico. Quindi l'infiammazione serve a pulire, ma è vero anche che dà dolore. Ai bambini di altre medicine, tipo il cinese, insegnano che il dolore fa parte della guarigione. Quindi è un sintomo, è un segnale di qualcosa che succede. Quindi è un segnale che il nostro mare è sporco. Perché è sporco? Prendiamo qualunque ambiente. È sporco perché non lo pulisco, oppure è sporco perché lo stresso. Certo. Allora, quando facciamo la pulizia del nostro corpo? Di notte, nel sonno profondo, se non è interrotto. E allora ecco, perché dormo male? Perché l'insonnia? Perché i risvegli mi impediscono di fare pulizia. Oppure può essere che ho fatto pulizia, ma che lo stress mi sporca questo sistema. Che cos'è lo stress? Non ho mai uno stress fisico, per quanto alto possa essere. È sempre considerato un allenamento lo stress fisico. A me venivano delle persone che avevano male a un polso, mi dicevano: ma io uso sempre il polso a martello. E dico: da quanti anni? Da 20 anni, se non sei allenato tu, chi è che è allenato? Quindi è un'altra cosa. Certo. Allora, spiegare queste cose credo che dia sicurezza alle persone. Ascolta Bruno, tu hai parlato di infiammazione e se io non ho capito male, correggimi se ho capito male, quindi l'infiammazione ti arriva l'infiammazione quando che il corpo, se non ho capito male, ha bisogno di acqua, cioè nel senso ha bisogno di lavarsi, quindi non di chiedere acqua. Parte del nostro corpo che si chiama connettivo o matrice, cioè quel mare, diciamo, che contiene tutte le nostre cellule. Le nostre cellule poi si organizzano in organi. Quindi se prendo il fegato, vedo che ci sono tutte le cellule del fegato e tra una e l'altra c'è il connettivo. Il connettivo diventa uno spazio importantissimo perché è quello del trasporto. Io devo trasportare dentro alle cellule l'ossigeno, i nutrienti, il glucosio, perché dentro alle cellule si esprime la vita. Eh beh, certo. Io costruisco le proteine e dentro alle cellule io produco l'energia che mi fa vivere. Quindi, che sia pulito questo ambiente è fondamentale. Certo. E nella nostra fisiologia è previsto che la notte serva esattamente a Certo, questo. ma quello che io volevo sapere dal tuo punto di vista, quindi l'infiammazione non è una cosa grave, diciamo, ma è l'infiammazione praticamente precede la guarigione. Il modo necessario per arrivare alla guarigione non è detto che sia banale. Può essere anche molto grave, ma è la via obbligatoria per la guarigione. Quindi l'infiammazione ti viene perché hai il corpo malato, quindi. Il corpo sta guarendo da solo. Per fare questo deve fare delle cose. Una di queste è la pulizia della matrice, cioè del connettivo. Sì.
E questo è un fatto automatico che deve avvenire e non è semplice. Assolutamente. Ecco, volevo però fare un altro esempio, perché dopo ovviamente tu andrai ad approfondire tutto questo discorso, praticamente il 26 di maggio, lo voglio ricordare ancora una volta, a Campo San Martino, via Breda, numero 2, alle ore 20:45. Volevo portare a un altro tipo di ragionamento. Io non mi ricordo più chi sia stato quel medico che ha scritto quel famoso libro, Sei medico di te stesso, una cosa del genere. Quindi, cosa vuol dire dal mio punto di vista? Se noi cominciamo ad ascoltare il nostro corpo, a trattarlo bene e comunque a conoscerlo, il nostro corpo, molto probabilmente possiamo, e quindi anche con un stile di vita diverso, che anche qui bisogna capire cos'è lo stile di vita, quindi possiamo, diciamo così, evitare alcune malattie o sì, alcune addirittura patologie, no? Oppure metterci nelle condizioni di superarle con molta facilità. Sì. Influenza, anche una virosi, non tutti l'affrontano nello stesso modo, dipende da dove partono, da che situazione hanno. Il mio obiettivo oggi, anche il 26 di maggio, è quello di rendere consapevole le persone di quello che hanno, del loro potenziale. Ognuno di noi ha delle cose a favore e ha delle cose a sfavore. Allora, saperle può essere utile, sia perché possiamo rimediarle e sia perché possono giustificare come vanno le cose, quindi il capire, comprendere. Quindi oggi io vorrei soltanto rendere consapevoli le persone di quello che possiedono e vorrei farlo in maniera molto semplice. Come funziona il nostro corpo? Come una macchina. Tutti noi abbiamo un'automobile e l'automobile va a benzina. E la benzina dove la metto? Al distributore, dentro a un serbatoio. Certo. Bene, anche noi abbiamo un serbatoio che passa attraverso la digestione dello stomaco e va a finire tutto nel sangue. Quindi io mangio, trasformo tutto il cibo in benzina che poi accumulo nel sangue. Perché nel sangue? Perché il sangue deve portarmi questa benzina a tutte le cellule. Certo. Allora, che cos'è questa benzina? Cerchiamo di saperla. La nostra benzina si chiama zucchero, si chiama glucosio. Sì. E tutto quello che noi mangiamo lo trasformiamo in zucchero. E che cosa succede nel sangue? Si alza la glicemia. Sì. Poi la glicemia si abbassa. Perché si abbassa? Perché c'è qualcuno che distribuisce questo zucchero, cioè la vita, a tutte le cellule, la benzina a tutte le cellule. Chi fa questo? Un ormone che si chiama insulina. A noi ci hanno detto che l'insulina abbassa la glicemia. Non è questo l'importante, perché non è un problema avere la glicemia alta. È un problema se io non distribuisco questa glicemia a tutte le cellule. Certo. Perché? Perché resta nel sangue e non va a finire dentro le cellule e quindi a dare vita alle cellule. È l'esempio praticamente del diabetico, perché è inutile buttare dentro l'insulina, che se dopo l'insulina resta lì non va distribuita nel sangue. Lo spiego più semplicemente. L'insulina è come la pompa nella macchina che porta la benzina. Se questa insulina funziona bene, io faccio arrivare tutto lo zucchero del sangue a tutte le cellule. Sì. Se non funziona bene, questo zucchero non arriva a tutte le cellule, resta nel sangue. La mattina dopo io a digiuno ho ancora tutto il sangue pieno di zucchero, quindi la glicemia alta, certo, e lo chiamo diabete. Ma dov'è il problema? Non è che gli organi hanno avuto
un'infezione tipo la bronchite o la peritonite, la ite, è che gli organi non hanno ricevuto glucosio, cioè benzina, e si ammalano tutti. Il diabete è la malattia più brutta perché si ammalano tutti gli organi, dall'occhio alla pelle, al fegato, alla milza, al pancreas, al polmone, tutto, i reni. Tutti si ammalano, per questo il diabete è una malattia chiamata dismetabolica, quindi da cattivo consumo, da cattivo aggiornamento delle cellule, e invade su tutti gli organi. Se io ho l'insulina che funziona bene, questo non succede. Ma la domanda è perché l'insulina può funzionare bene o male? Immaginate che l'insulina sia un'operaia. Se la faccio lavorare il turno di giorno, il turno di pomeriggio e il turno di notte, e poi di nuovo il turno di giorno, di pomeriggio e di notte, è verosimile che non funzioni bene, che non sia efficiente e neanche efficace, no? Ho un'operaia che non rende bene. Quindi, vediamo un attimo quando devo dare il riposo all'insulina. È molto semplice. Io so che quando l'insulina ha distribuito lo zucchero a tutte le cellule, domanda, siete tutti a posto? Sì. Allora posso chiamare gli operai per lavorare. E chi chiama l'insulina? Chiama gli operai del giorno, che sono il cortisolo, la tiroide e l'adrenalina. E adesso spiego cosa servono. Il cortisolo è una stufa che brucia in continuazione. Se io la fornisco di benzina o di legna, lei brucia la mia benzina. Se io non do questa benzina, questa stufa incomincia a bruciarmi i miei mobili, il tavolo, la credenza e tutto quello che appartiene a me. Per questo si dice che il cortisolo è l'ormone dello stress, perché mi appoggia dandomi energia, perché brucia e quindi fornisce energia quando sono in stress, ma anche mi fa male se io non ho niente da bruciare, perché brucia me stesso. Il secondo ormone è la tiroide, che regola il quanto mi serve per vivere, quanti soldi ho bisogno per la giornata, e mi regola la temperatura. E poi c'è l'adrenalina, perché se vedo il leone devo ben Beh, decidere certo, assolutamente. con i batticuore, eccetera, eccetera. Se io consumo questa insulina anche di sera, evidentemente si stanca, non fa bene la distribuzione, diventa lenta, perde per strada zucchero che io posso poi andare anche a misurare e che si trasforma nei grassi cattivi, i trigliceridi. E quindi non distribuisce lo zucchero e un po' alla volta vado verso il diabete. Ma prima si chiama insulinoresistenza, cioè un'insulina stanca che non ce la fa più. Allora, è possibile variare questa cosa qui? Come faccio ad attivare l'insulina? L'insulina parte quando si alza la glicemia, quindi se io mangio zuccheri, alzo la glicemia e quindi parte l'insulina. Ma se mangio zuccheri di mattina, durante il giorno, va bene, perché Rismatisco, non certo. è che poi attiva gli operai del giorno. Ma se io mangio zuccheri alla sera, attivo l'insulina attiva il cortisolo che mi consuma. Cosa consuma? Io di notte non mangio come di giorno, quindi non ho benzina da darle. E quindi ecco che mi mangia me, mangia la mia riserva, ritorno alla macchina. Quando io ho finito la benzina del serbatoio, non resto a piedi, quindi non si spegne il motore, perché io ho la riserva che immediatamente immette la stessa identica benzina che fa andare il motore. Certo. La stessa cosa succede da noi. Se io non mangio, non è che si ferma il cuore.
vuol dire che io ho della riserva messa da parte ed è una riserva prontissima, cioè glucosio. Attenzione, è zucchero, non è grasso. Se io non mangio, io consumo zucchero, non grasso. Quindi tutte le diete che fanno mangiare poco non consumeranno mai il grasso. Spero che questo interessi a tutti. È molto interessante questo, è molto interessante. Dove sta lo zucchero di riserva? Sta nel muscolo. Noi crediamo che il muscolo sia importante perché ci fa lavorare, ma il muscolo è fondamentale anche in un tetraplegico, perché è la riserva di zucchero. E quando mi serve? Beh, certamente se non mangio, io consumo muscolo. Eh sì. Se io mangio meno di quello che consumo, consumo muscolo. Se mangio tantissimo, quindi riempio bene di zucchero, però ho un motivo per cui consumo di più, tipo ho una malattia che mi fa consumare il sistema immunitario, le difese, che anche loro consumano energia. Oppure ho paura, oppure ho uno stress importante, oppure ho dovuto correre, ho dovuto consumare sia a livello fisico ma anche a livello psicologico, che consuma forse di più ancora, io mi ritrovo senza benzina e quindi vado a mangiare il muscolo. Allora, ripeto una cosa e riassumo. Sì. Se io produco insulina di Riassumi in tipo breve, però, riassumi in dopo facciamo breve, anche Bruno, mi raccomando. se anche arriviamo a capire solo questo concetto fondamentale. Se io alla mattina faccio partire l'insulina e ho tutta la benzina che mi serve, io difendo il mio muscolo. Se viceversa, io mangio poco, mangio meno di quello che mi serve e consumo muscolo. Di notte, se faccio partire l'insulina, io sempre consumo muscolo. Quindi è importante e lascio lì il grasso. Certo. Se invece, sentite che bella questa, se invece io blocco l'insulina la sera, il mio pancreas, che è l'organo che produce insulina, invece che produrre insulina, produce glucagone, un altro ormone, il quale sapete cosa fa? Solo quando non c'è insulina? Trasforma il grasso in zucchero e lo mette immagazzinato direttamente nel muscolo. Quindi è il glucagone che mi mangia il grasso, o meglio diciamo, è bloccare l'insulina di sera che mi fa perdere grasso. È chiaro il È concetto? interessante sta cosa qui. Questa qui bisogna che la sviluppi bene la serata del 26, perché è molto molto interessante sta cosa qui. Ma cosa c'entra questo con la salute mia? Attenti adesso, il pancreas, come la pelle, come il fegato, come tutto, i capelli, le unghie, l'osso, tutto si rifà, no? Perché guarisce una frattura? La nostra pelle è nuova ogni settimana, quindi le ferite si chiudono perché la pelle si rinnova. Quindi tutto il nostro corpo si rinnova e questa è una spesa importante da parte della tiroide, Certo. e il nostro metabolismo. Allora, anche il pancreas si rifà, ci metterà 4 mesi e più, ma si rifà. E come si rifà? Attenti, a seconda di come io lo faccio lavorare, a seconda cioè delle richieste che io faccio. È come l'osso, se io lo tengo fermo, guarisce peggio che se io trovo il sistema di farlo muovere, Certo. perché nel movimento lui assume la forma esatta che deve assumere, non c'è nessun osso che è Eh diritto, sì. ma con un pezzo di legno, d'accordo? Se voi vedete la coscia del pollo di fianco, da una parte c'è l'articolazione, dall'altra c'è l'altra articolazione, in mezzo c'è un segnetto trasversale che è dove passa un'arteria. Quando l'osso si rifà, deve rispettare anche quell'arteria lì. Quindi l'osso si rifà
perfettamente secondo quello che serve. Allora, se io per un bel periodo, in tutti questi 4 mesi, uso l'insulina in maniera corretta, cioè mando il messaggio al mio corpo che la deve adoperare di giorno e risparmiare la sera, mi domando, uscirà un'insulina migliore o peggiore di prima? Perché io ho visto nella mia esperienza che veramente il diabete migliorava incredibilmente, o addirittura, perché no, poteva anche risolversi. D'accordo? Facciamo il punto di domanda lì e lasciamo la lì, perché caro Bruno, qui abbiamo innestato tutta una serie di cose che è giusto che tu le vada poi a approfondire con le persone, e che ti faranno anche le varie domande eventualmente. Sì, mi lasci fare un'altra provocazione ti che do, riguarda ti do un, il minuto, lavoro. Un minuto e mezzo. Certo, faccio prestito. Abbiamo parlato del muscolo, abbiamo detto che il muscolo è la nostra riserva di zucchero. Quindi, ogni volta che noi ci dimentichiamo di mangiare, noi consumiamo muscolo. Che cosa fa il muscolo? Libera zucchero e produce acido lattico. Sì. Tutti sanno, dopo aver corso, hanno dolore ai muscoli. Soprattutto in realtà, i corridori, acido lattico. L'acido lattico è un acido molto forte. Dove va a finire? Va a finire nel connettivo, cioè nel mare che contiene le cellule. Sì. Ma lì passa il sangue. E il sangue ha una sua acidità e può cambiare soltanto di 0,04, cioè va da 7,38 più o meno 0,04, 7,35, 7,40 sì. come pH. Cioè un'acidità molto contenuta e precisa. L'acido lattico ha un'acidità di 4, quindi siamo fuori di quella che è plausibile per il sangue. Quindi mi porterebbe a morte. Quando io rianimavo le persone per 20 anni a Vicenza, prima dovevo correggere l'acidità e dopo massaggiare. Certo. Perché dovevo rendere l'acidità compatibile con la vita. Quindi quando io produco un acido forte, tipo acido lattico, è necessario farlo sparire immediatamente. Ecco cosa fa il nostro corpo. Quindi il muscolo è un salvavita quando mi manca lo zucchero. E immediatamente l'acido lattico lo devo sommare, devo aggiungere un tampone. Come faccio quando ho acidità di stomaco, che ci metto il bicarbonato nello stomaco, perché acido e bicarbonato fa sale. Nel corpo succede la stessa cosa, solo che questo tampone base, questo bicarbonato, e non solo bicarbonato, viene messo a disposizione dall'osso. E quindi l'osso si consuma. E quando l'osso si consuma, noi lo chiamiamo osteopenia, osteoporosi o artrosi. Ma allora significa che l'artrosi e l'osteoporosi non sono malattie, ma sono un salvavita contro l'acido che io produco. Tanto è vero che non sono una malattia del vecchio, che io ho delle macchine, misuro e trovo ragazzi di 17, anche ieri, mi ascolterà probabilmente, di 17-20 anni che sono in osteoporosi. Perché? Perché la mattina non mangiano. E quindi non possono che far cosa? Usare muscolo. E quindi usando muscolo producono acido e per eliminare l'acido consumano osso. E quindi sono molto fiacchi. Sì, è tutta una conseguenza praticamente, certo. E parleremo dell'importanza del muscolo e dell'osso anche il 26, se questi argomenti possono interessare. Ma io credo... Il vantaggio è che noi abbiamo delle risorse incredibili e cercherò di insegnarle tutte. Certo, io credo che siano assolutamente temi importanti, e la nostra salute, per niente il titolo è La salute mia, poi c'è tutta una serie di piccole malattie, dall'insonnia alla stanchezza, eccetera, eccetera, che poi sarai te a approfondire giustamente la serata, ripeto, del 26 di maggio, alle ore 20:45
sala consiliare, Comune Campo San Martino, via Breda 2. Caro dottor Bruno Breda, io ti ringrazio. Volevo anche ricordare un evento che stiamo organizzando, quella del 2 di giugno, dove nella villa Parco Breda di Campo San Martino, anche il tuo stesso cognome, molto probabilmente saranno parenti tuoi. Ci sarà una bellissima giornata, non solo di sole e di luce, ma anche appunto nella nostra natura, diciamo, perché siamo proprio in mezzo a un parco pieno di alberi, pieno di natura, pieno di verde, eccetera, eccetera, dove che alla mattina ci sarà una 25-26 banchetti. Dall'artigianato all'alimentazione biologico, biodinamico, più ne ha più ne metta, c'è anche il tiro con l'arco, una dimostrazione, c'è la fattoria didattica con le caprette, insomma, ce n'è di tutto e di più. E anche la passeggiata con i cagnetti. O meglio qui bastardini, come dico. Nel pomeriggio ci sarà tutta una serie di interventi dalla dottoressa oncologa in pensione Patrizia Gentilini, poi c'è l'ingegnere Alberto Medici, poi c'è il giornalista, scrittore Gabriele Sanino, poi c'è l'ex magistrato Antonio Ingroia che parlerà poi dell'ultima sentenza vergognosa da parte mia della Corte Costituzionale che ha dato il definitivo assoluzione a tutto lo Stato, la trattativa Stato-mafia, e poi ci sarà anche Franco Del Moro, parlerà di spiritualità e quant'altro. Insomma, una giornata all'insegna ovviamente di star bene e anche di informazione. Grazie Bruno, intanto noi ci vediamo il giorno 26, ma spero anche di vederci prima. Allora, Giorgio, anch'io ringrazio e saluto tutti quanti, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a venire con tutti i loro problemi. Affronteremo qualunque tipo di domanda in modo che si possa tornare a casa con delle risposte che riguardano proprio la nostra salute, che dipende dal nostro corpo. Perfetto. Grazie per l'invito. Grazie a te e Ciao a tutti. stai in linea un attimo.